Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. L'elica ha cessato i suoi giri vorticosi. La nave si è fermata sulle onde, ora tranquille. La bandiera viene issata a mezz'asta. La sirena annuncia il momento del saluto. Al comando del capitano, il corpo di Suor Maria Carola, trattenuto dalle corde che lentamente scorrono tra le mani dei marinai, è calato sino a fior d'acqua. Un leggero tonfo e quel sacro corpo scompare tra le onde del Mar Rosso. Sono le 9:20 del 13 novembre del 1925. Scrive un anonimo: ci sono donne che sono chiamate da sempre a essere solo di Dio. La sete d'amore di una di queste creature non ha tregua finché non affonda in quella del Padre. Così è stato per la nostra sorella Suor Maria Carola, figlia spirituale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Fiorina, il suo nome da ragazza, nasce a Cittadella, in provincia di Padova, il 3 aprile 1877. Lei, che fin da piccola aveva appreso dalla mamma ad amare il Signore e a pregarlo ogni giorno, vuole realizzare il sogno di Dio su di lei e decide di donarsi al Signore per testimoniare il suo amore, la sua tenerezza, con cuore di sorella e di madre, di fedele serva dei poveri, raggiungendo un livello di santità dal volto esigente ma affascinante, vivendo quella misura alta della santità del quotidiano di cui ci avrebbero parlato l'indimenticabile San Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Se non puoi essere un pino sul monte, sii la canna nella valle, ma sii la miglior piccola canna sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Ma sii sempre il meglio di ciò che puoi essere. Non tutti possono essere sole, albero, autostrada. Sono preziosi e belli anche il cespuglio, la canna, le stelle. L'importante è scoprire il disegno che siamo chiamati a realizzare e mettersi con passione, con entusiasmo a viverlo. L'importante è compiere in modo nobile e appassionato il proprio compito, realizzando quel sogno che Dio ha pensato per noi fin dal seno materno. Queste parole di Douglas Mellock ben si addicono a Suor Maria Carola. Suor Maria Carola cresce in naturalezza e semplicità. A 6 anni inizia la scuola ed è puntuale e intelligente, sempre con ottimi voti. Non manca mai neanche d'inverno, nonostante debba percorrere circa 3/4 d'ora di strada a piedi. Le costa sacrificio stare dove c'è chiasso e troppa distrazione. Ama il silenzio e la solitudine. Nella sua camera ha innalzato un altarino all'Immacolata. Alla sera, prima del riposo, si inginocchia lì davanti e prega a lungo. Un giorno viene a sapere che presso le suore Dorotee di Cittadella si sarebbe svolto un corso di esercizi spirituali per ragazze. Decide di partecipare, anche se ogni giorno deve percorrere 2 chilometri di strada, al mattino e alla sera. Che cosa le abbia detto il Signore Gesù in quei giorni non lo sappiamo, ma le suore che l'hanno ospitata intuiscono cosa passa nella sua anima. A 18 anni, con semplicità e decisione, dirà ai suoi cari: «Voglio farmi suora». Dopo un colloquio con la madre generale delle suore Dorotee, per un colpo di tosse viene rifiutata. Proprio lei che godeva di buona salute e non aveva mai tossito. Il Signore la voleva altrove. Il parroco, vedendola mesta e quasi inconsolabile, si rivolge alla superiora della piccola casa di Bigolino. Dopo diversi mesi, il 27 agosto 1896, con altre 4 compagne, arriva alla piccola casa della Divina Provvidenza di Torino.
139esima postulante di quell'anno, veste l'abito religioso e inizia il noviziato il 2 ottobre 1897 con il nome di Suor Maria Carola. Nel giorno della sua professione religiosa, il 6 gennaio 1899, così prega: Gesù, che dalla mia anima emani luce e calore, luce nella tua conoscenza, calore infuocato per il prossimo, che dovrò amare tanto da dimenticare me stessa. Che il mio corpo si consumi come questo cielo, si annienti e scompaia, dopo aver tanto operato e sofferto, né di me resti traccia quaggiù. La preghiera si avvera in modo singolare. L'obbedienza le chiede umili servizi, in cucina nel seminario di Giaveno e della piccola casa di Torino. Nella cucina, tra pentole e fornelli, si prenderà cura delle urgenze di Dio, spinta dalla luce e dalla forza che provengono dall'amore. In cucina è già missionaria, con quello spirito buono e quella disponibilità dettate dal Caritas Christi Urget Nos del Santo Fondatore. Ma il suo sogno segreto è di partire, come altre sue consorelle, per l'Africa. Ma facciamo un passo indietro. L'invio in missione di Suor Maria Carola e delle suore vincenzine del Cotolengo costituisce un tassello importante nel quadro dell'azione missionaria della Chiesa italiana tra l'Ottocento e il Novecento. Infatti, nell'Ottocento, nella Chiesa italiana si risveglia l'interesse per l'opera missionaria, affiancando gli antichi ordini e congregazioni religiose da sempre impegnati in campo missionario. Nessuna suora era obbligata a partire, ma solo quelle che lo chiedevano, animate dal desiderio di portare Gesù alle anime di coloro che ancora non lo conoscevano. Suor Maria Carola, il 19 marzo 1904, così scriverà a Padre Ferrero: «Sento aumentare in me il desiderio di essere missionaria. Mi riterrò fortunata se vorrà servirsi di me a favore di quei poveri dell'Africa, per la salvezza spirituale dei quali io offro fin da questo momento la mia vita». Padre Ferrero le risponde di sì. Quindi presto partirà. Il 26 gennaio 1905 sei suore partono dalla piccola casa per Trieste per imbarcarsi. Non per fare le turiste o le animatrici sociali, ma come tutti i missionari per far conoscere e amare Gesù Cristo. Le accompagna Madre Anania. Poi sarà mare, cielo e la meta. Trascorre 20 anni di eroica vita missionaria in Kenya, a Limuru e a Tuzu. A Ichagaki impianta una nuova stazione missionaria. La casa è una baracca, una sola padella funge da pentola. A poco, con grande fatica, viene eretta la casa in legno. Suor Maria Carola, da buona massaia, la rende abitabile. Coltiva l'orto, abbellisce il cortile, raccoglie attorno a sé la piccola comunità. Arriva sempre in tempo ad ogni cosa. Suor Maria Carola aveva imparato assai bene e presto la lingua Kikuyu. Fra tutte le suore, era quella che meglio la parlava e, meglio ancora, aveva capito gli strani superstiziosi usi del paese. Di questo godeva e gioiva il popolo africano. Parte poi per Wambogo, Nyeri, Tigania nel Meru. Ovunque si dimostra donna saggia e prudente, attiva ma non dissipata, seria ma non ruvida, schietta ma non imprudente. Era di una pietà così soda e soave insieme da mostrare la santa libertà di spirito che le era tutta propria. Con la stessa disinvoltura afferrava il mestolo o il rosario. Era sempre la stessa, con le consorelle, con gli estranei, coi missionari. Sia nei giorni di tregua che nelle incombenze più difficili e più pressanti. Il suo pensiero, sempre raccolto in Dio, è la molla potente che la rende pronta in ogni impresa. Sovente rivolge a Dio questa domanda: «Perché, o Gesù, mi hai chiamata ad essere missionaria?»
perché mi strappasti dalla diletta piccola casa? Perché fossi santa. Ebbene, santa voglio farmi, e da qualunque costo. Perché se tale non sarò, vana sarebbe la mia vocazione. Chi è il santo? Un uomo normale. Suor Maria Carola è una donna normale che ha praticato instancabilmente la virtù nel quotidiano. In tutti i giorni dei suoi 20 anni di vita in missione, con il buono, con il cattivo tempo, partiva in cerca di anime. Cappello di sughero in testa, scarpe alla polacca nei piedi, stringhe e gambali fino al ginocchio, bastone ferrato in mano, e avanti, avanti, divorava la via a lunghi passi. Lei, alta, di carnagione scura e labbra sporgenti, con fattezze fisiche che la rendono familiare al popolo africano e in particolare al gran capo Caroli, orgoglioso di avere un'omonima Carola, a cui regalava montoni, zucchero rosso e rupie. Successivamente viene inviata a Wambogo. Di lì erano partite per l'ospedale da campo Suor Maria Daria e Suor Rachele. Suor Maria Carola le sostituisce in un momento drammatico. Vengono reclutati gli uomini per una guerra 1915-1918 di cui i poveretti non conoscevano i mezzi e le strategie. Nei villaggi rimanevano le donne che dovevano badare alle bestie e ai campi. Suor Maria Carola sostituì più di una volta quelle povere madri di famiglia che piangevano pensando che periva ogni loro risorsa di vita. La spagnola poi semina strage e insieme alla guerra trova morti ovunque nei villaggi. L'ultima stazione di missione di Suor Maria Carola è Tigania nel Mero, ove lascia ancora una volta la casa linda e ben fornita. In quest'ultima missione, oltre i disagi e le fatiche, una malattia dolorosa e debilitante, diagnosticata enterocolite sanguigna, le procura gravi sofferenze. I postumi di questo male non le dettero tregua fino al giorno della sua morte. In una lettera del 14 marzo 1919 al padre della piccola casa, sollecita il rientro delle suore malate in Italia, scrivendo: «Ora che i passaggi marittimi sono liberi, speriamo che le sorelle sofferenti in salute vengano chiamate in seno alla piccola casa a godere un po' di paradiso». Le sorelle ritornano in Italia. Dal 1919 in poi i superiori della piccola casa dispongono il rientro delle suore missionarie a Torino. La loro missione in terra d'Africa è finita. Il 17 luglio 1925 parte Suor Ciriaca. Qualcuno dovrà pure essere l'ultima, e questa sarò io. Suor Maria Carola sacrifica il suo desiderio di ritornare, secondo il suo turno, per lasciare alle consorelle la gioia di rivedere al più presto la piccola casa. Suor Crescentina e Suor Maria Carola sono le ultime a lasciare l'Africa il 25 ottobre 1925. Nel viaggio di ritorno, all'improvviso si aggrava. C'è ancora tanto mare da attraversare. Mentre la clessidra del suo tempo terreno faceva scorrere gli ultimi granelli di sabbia, la sua parola non risuonava più chiara come al solito. Suor Maria Carola bacia con fede il crocifisso che la consorella le posa sulle labbra, china il capo dolcemente e spira. Il calendario segnava la data del 13 novembre. L'orologio, le ore 5. Non le fu dato di godere un po' di paradiso alla piccola casa di Torino. Il suo Signore la volle direttamente nel paradiso vero. Gesù, che il mio corpo si annienti, dopo aver operato e sofferto, né di me resti traccia quaggiù. Era stata la sua preghiera e fu esaudita. Per parlare del suo zelo occorrerebbero volumi. Verso le persone a lei affidate sentiva di essere non superiora, ma mamma. Quanto lavorò! Non vi fu capanna, anche lontana, che non sia stata visitata da lei più volte. Sovente esclamava con accento di fede: «Una buona morte
pagherà tutto. Suor Maria Carola fu un olocausto immolato in alto mare, a testimonianza dell'oceano di fatiche e sofferenze che per 23 anni le suore vincenzine sopportarono per amore negli avamposti e brughiere di queste missioni, con tanto sacrificio e tanta operosità. Quale chicco che muore, Suor Maria Carola era destinata a produrre frutti inaspettati. Ecco perché ricordiamo il sogno che Dio ha realizzato in Suor Maria Carola Cecchin. Stupite, ammirate, perché cogliamo nella semplicità e nella brevità della sua vita la presenza di un amore con la A maiuscola. Di un Dio che ha costruito la sua grande storia dentro la piccola storia di Fiorina. Lei, spinta dal Caritas Christi Urget Nos ad evangelizzare chi non conosceva Gesù e modello di vita missionaria, di santità e di eroica dedizione a Cristo e alle anime da evangelizzare anche oggi. Nel 1972, seguendo l'invito del Concilio Vaticano II, le suore cottolenghine ritornano in Africa, fra la stessa gente tanto amata dalla nostra indimenticabile Suor Maria Carola. E il servizio di queste sorelle si estende oggi anche nella vicina Tanzania. Noi oggi, cara Suor Maria Carola, vogliamo parlare di te, perché crediamo che tu hai tante cose da comunicarci. Tu, che hai avuto il coraggio dell'umile amore quotidiano, della fede, della speranza praticati inequivocabilmente in modo eroico. Lasciamoci dunque contagiare da lei e accogliamo l'invito ad accettare il sogno che Dio ha per ciascuna di noi, senza arrenderci di fronte alle difficoltà, ai disagi, nelle contrarietà e nelle incomprensioni, lottando sempre per ciò in cui si crede con parole e gesti d'amore, sicure che Dio è con noi e ci colma del suo amore, rendendoci capaci di contribuire all'annuncio del Regno, di incarnare l'amore nella storia della Chiesa. Come ci ricorda Papa Francesco, è una storia d'amore, soltanto di amore.